Nelle edicole Gli enigmi della scienza. Direttore Dario Maria Gulli. Oltre la scienza, il pensiero dei grandi. In questa rubrica ogni mese cercheremo di dare spazio ad esperti e ricercatori di paranormale che illustreranno ai nostri lettori teorie e studi relativi ai propri ambiti di pertinenza, con la speranza che questo contributo, generalmente non contemplato dalle riviste di scienza tradizionale, sia uno spunto per conoscere la spiegazione di alcuni fenomeni visto attraverso occhi non scientifici, ma di studiosi, i quali hanno un approccio metodologico differente. Che il dibattito sia aperto. Il dubbio di Vitaliano Bilotta. L'autostrada sembra una colata d'asfalto che non ha nulla a che fare con noi, disse Roberta. Viaggiavano in una valle fitta di lecci, dove il ritmo del motore commentava i loro pensieri. Giulio osservava la vegetazione che irrompeva a tratti sull'asfalto. Roberta seguiva con la mano il percorso che il volante le dettava. Parlavano solo se i pensieri esigevano parole. Erano rappresentanti di lavatrici a secco e ad acqua e viaggiavano insieme per lavoro. Roberta aveva 40 anni e da sempre amava la saggezza umana. Giulio aveva 60 anni e da sempre amava la saggezza superumana. Roberta studiava il pensiero dei grandi di tutti i tempi. Giulio studiava l'insegnamento dei maestri che si manifestano attraverso grandi medium e lo applicava alla sua vita e a quella degli altri. Roberta ruppe per prima il silenzio. Come può essere interpretato, secondo i tuoi maestri, la frase di Cartesio, dubium sapientiae initium? La frase significa il dubbio è l'inizio della conoscenza e afferma l'importanza del dubbio sistematico, sintetizzando il metodo cartesiano.